Si è tenuto presso il Teatro Comunale di Passirano Grappoli di suoni in Francia Corta, la settima rassegna delle orchestre e delle formazioni d'insieme delle scuole di musica di Francia Corta e Brescia. Buongiorno e benvenuti a Passirano, che sarà la sede della settima edizione del convegno della rete di accademie, non più solo di Francia Corta, ma che si spostano anche a Brescia, nella valle bresciana, che si chiama Grappoli di suoni tra le vigne di Francia Corta. Qua, appunto, nel cuore dei nostri vigneti si incontrano scuole di musica ogni anno per darsi degli obiettivi comuni, educativi e musicali, e quest'anno avremo il grande onore di incontrare anche le scuole del territorio per un punto della situazione sociale e nuovi obiettivi educativi che anche alla scuola, chiamiamola dell'obbligo, viene richiesto, quindi dall'infanzia alla primaria alla secondaria. Noi ci interfacceremo con i dirigenti presentando i nostri vecchi progetti già attuati e mettendo delle basi per poter costruire insieme risposte significative a una società che sta cambiando molto molto velocemente e alla quale anche la scuola deve dare, appunto, nuove risposte. Proprio questa mattina, infatti, presenteremo anche il nostro progetto di rete, di cui siamo così orgogliosi, il progetto Internet Nuovo Mondo Orchestriamolo Insieme, che vede alcune delle scuole di musica di questa mattina insieme a 10 scuole del nostro territorio bresciano unite a cerchio insieme a Domenico Geracitano, grande scrittore ed esperto del cyberbullismo, contro questo fenomeno che sta entrando, ahimè, anche nelle nostre classi. Io ringrazio tutto il personale della scuola che già è tanto provato in questo periodo dai tanti cambiamenti per la partecipazione e tutti i direttori che un po' alla volta vedremo sfilare questa mattina. Grazie. Nella mattinata, prima delle esibizioni del pomeriggio, si sono tenute delle discussioni riguardo all'analisi dei progetti in corso tra le accademie di musica con le varie scuole del territorio e l'analisi del dialogo aperto con il conservatorio. L'Istituto Luca Marenzio, che è un istituto di alta formazione artistica e musicale, è non soltanto attivo in una didattica che presenta sempre più degli aspetti innovativi, ma anche nella ricerca e produzione, nella relazione virtuosa con le istituzioni presenti sul territorio, con le strutture presenti sul territorio. La rassegna Gocce di Notte in Francia Corta rappresenta sicuramente in questo momento una delle iniziative, delle ultime iniziative molto attive, coerenti e vivaci sul territorio della Francia Corta. Di fatto le sette realtà, i sette comuni che fra di loro si sono consorziati con l'indicazione di questo progetto, hanno promosso il nascere di eventi, ma non soltanto di eventi, ma anche di accademie musicali che fra di loro si confrontano pur mantenendo una specificità specifica su nuovi temi e con lo scopo di produrre di fatto un percorso musicale adeguato. La relazione che si è istituita fra l'Istituto Luca Marenzio e il Conservatorio di Brescia e so anche il Liceo Musicale Gambara e queste accademie di fatto è una rappresentazione di un rapporto virtuoso fra territorio e istituzioni, un rapporto virtuoso che ha lo scopo non soltanto di diffondere la cultura musicale, ma anche di adeguare in un certo senso ad un possibile sbocco anche professionale la formazione nel confronto, nella condivisione ovviamente con le accademie degli utenti e dei fruitori di questi eventi. Tutto questo è possibile probabilmente perché esiste una coscienza culturale comune che si confronta e nello stesso tempo, pur nella salvaguardia, dicevo, della propria specificità, della propria tematicità, rappresenta una necessità di intersezione di piani didattici diversi e nello stesso tempo costituisce la possibilità per i fruitori di arricchire il proprio curriculum in una globalità
di interessi nei confronti della cultura musicale, pur anche con innovazioni di tipo accademico e scientifico. Sono ormai diversi anni che esiste un vero e proprio protocollo di intesa tra Conservatorio Liceo Musicale e le tante accademie della Francia Corda, ed è stato un risultato molto importante. Bisogna tenere presente che, all'eccezione delle poche scuole medie di indirizzo musicale, il sistema scolastico non copre, diciamo così, non soddisfa tutta la domanda di formazione musicale di base, e quindi il ruolo che da sempre le accademie svolgono a questo riguardo è molto importante. Quindi avere una relazione di collaborazione sistematica fra le istituzioni come il liceo, il conservatorio e chi prepara gli studenti all'ingresso in queste istituzioni è decisamente importante. Quindi ben venga questa consuetudine, ormai giunta alla settima edizione, di ritrovarci una volta all'anno per fare il punto sulla situazione e promuovere la formazione musicale. L'offerta e la domanda di formazione musicale è molto forte, e quindi è sempre positivo che l'universo formativo nel suo insieme si raccordi per darsi obiettivi comuni e un percorso da condividere. La musica è una delle arti fondamentali. Io dirigo un istituto specialistico che quindi prepara gli studenti a fare della musica, diciamo così, la loro ragione di vita anche dal punto di vista professionale, ma è vero anche che la presenza della musica nei curricula scolastici mette a disposizione degli operatori, dei formatori, uno strumento formidabile, diciamo così, di educazione, di coesione, di condivisione della formazione stessa da parte dei discenti.